Leonardo Beconcini, ti abbiamo disturbato dalla tua quiete di San Miniato e ti abbiamo portato in questo posticino che, ecco, centro di Verona. Ecco, siamo al centro del vino italiano e siamo con God Save the Wine, vogliamo provare a fare un po' da rivoluzione, cioè andare un po' oltre quella che è la comunicazione stereotipata. Quindi vogliamo raccontare un territorio come San Miniato attraverso vini in parole molto, molto semplici, molto tranquille. Che cosa sceglieresti? Tre parole per descrivere San Miniato e i tuoi vini. L'unico luogo in Italia dove abbiamo una presenza storica di Tempranillo. Beh, questo già ci incuriosisce, perché Tempranillo... Sono già più di tre parole, però Tempranillo, tre sillabe. Tempranillo è il vitigno spagnolo per eccellenza, che ci fa in Italia? È arrivato in Italia secoli fa, ovviamente senza chiamarsi ancora Tempranillo, portato dai pellegrini che percorrevano il cammino di Santiago e la via Francigena, attraversavano San Miniato e arrivavano a Roma in pellegrinaggio. Quindi San Miniato uno snodo anche della cultura europea o comunque delle persone europee? Sì, uno snodo di culture, quindi anche di culture agricole in questo caso. Queste persone, sia gli italiani che andavano là, sia gli spagnoli che venivano qua, si portavano dietro i loro piccoli averi. In questo caso si sono portati dietro un sacchettino di semi di vinaccioli di Tempranillo e quello è bastato per innescare questa meravigliosa pianta a San Miniato. Quindi San Miniato Tempranillo, ma ovviamente il vitigno principe, siamo in Toscana, è il Sangiovese. Sempre il Sangiovese, assolutamente. La mia famiglia produce da quattro generazioni Sangiovese, successivamente ovviamente Chianti, dopo per mia opera Sangiovese e poi è arrivato questa scoperta meravigliosa che ha, come dire, raddoppiato il nostro potenziale. Quindi grazie alla Italia-Spagna, che magari sui campi di calcio non vanno molto d'accordo, invece nella bottiglia funziona. Nella bottiglia funziona. Speriamo di tornare a vincere anche nel calcio. Perfetto, grazie Leonardo. Grazie a te, Andrea. Ciao.